Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è conclusa da poco la partita Pordenone-Pisa, giocata a Lignano Sabbiadoro, dove il Pisa è riuscito di misura a vincere sul Pordenone. Bene ragazzi, questa partita era, diciamo così, fondamentale, non dovevamo sbagliare e così è stato. Fondamentalmente le due partite che abbiamo giocato, quindi Crotone e questa qua a Pordenone, dovevamo fare, diciamo così, bottino pieno per rimanere agganciati al trenino delle big, diciamo così. E quindi io sono contento, oggi veramente sono contento, anche perché poi sì, ho aspettato a fare il video perché mi sono guardato, diciamo così, Cremonese Brescia, che era uno scontro diretto dove appunto la Cremonese è riuscita a vincere sul Brescia, quindi a imporsi, ma lo vedremo dopo. E quindi io anche per commentare poi su quello che è successo e quello che sta succedendo. Bene. Detto questo, un Pisa che con un minimo sforzo porta a casa il bottino pieno. Secondo me D'Angelo ha fatto bene a non mettere il tridente offensivo, quindi Benali, Torregrossa, Puskas. Perché? Perché dobbiamo risparmiare il più possibile l'energia. Infatti dopo il mister ha tolto Caracciolo, e quindi va bene così. Poi ci sono state le sostituzioni, poi Benali è entrato dopo la seconda frazione. Quindi io sono contento, mister secondo me oggi ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha risparmiato le forze, le energie, perché a noi ci servono, questa settimana serve di recupero pieno, perché dobbiamo poi affrontare la Cremonese, quindi è uno scontro diretto. Quindi io penso che fondamentalmente il mister oggi abbia inquadrato la situazione. Bene ragazzi, perché Puskas purtroppo ha preso una traversa, un palo insomma nell'incrocio. Quindi dopodiché al 26esimo Torregrossa insacca la rete, prima ha fischiato un fuorigioco inesistente, perché io l'ho detto subito, ho detto ma questo è un fuorigioco, non esiste fuorigioco. Infatti poi il VAR, chissà Guardalini cosa stava guardando, probabilmente stava guardando un'altra partita. Comunque sia poi il VAR ha detto effettivamente, cioè il gol era valido, Solare netto, quindi niente, la rete viene convalidata e quindi Pisa avanti di 1-0. Poi ci sono state anche altre occasioni, Puskas si è mangiato insomma un gol, poi è entrato Benali e via via scorrendo. Però fondamentalmente Pisa non ha mai sofferto niente, cioè un Pordenone che fondamentalmente non ha mai tirato un porto, forse uno tiro forse, ma cioè ecco, io direi che la partita la possiamo fotografare in questo modo. Pisa è andato tranquillo, insomma ha risparmiato le forze, ha risparmiato le energie. Anche Touré quando è entrato insomma ha fatto qualcosa, insomma a me è piaciuto, ecco, fondamentalmente un bel Torregrossa. Io direi un 7 a Torregrossa, un 5 e mezzo ancora a Gucker, perché Gucker è ancora un po' lento, laborioso, in qualche paio d'occasioni poteva darla via prima la palla, insomma ecco. Poi Puskas si deve liberare prima della palla, infatti abbiamo sentito anche il mister quando ha detto siamo andati a rischio perché ha perso palla a centrocampo, ed è visto, e quindi c'è stata una ripartenza velenosa per il Pordenone, quindi è stato veramente pericoloso, è pericoloso perdere le palle in quella maniera. Quindi al limite quando te sei lì, vedi che non riesci più, devi comunque appoggiare al limite dietro, non succede niente e poi si riparte, insomma si ricrea così il gioco e si riparte, insomma. Ecco, questa è già la seconda volta, ho detto anche col Crotone ci sono state un paio di occasioni dove bisogna darla prima la palla, anche in casa, eravamo in casa, darla prima, se vedi che non riesci la scarichi, poi come va, però la devi scaricare. Vabbè, ma detto questo è un discorso così, insomma, poi di rifinitura, ecco, insomma, diciamo così. Bene Beruatto, bravo Nagy oggi, sicuramente, un Birindelli un po' che ha risparmiato le energie, quindi va bene così, ecco. E, ripeto, Puskas bene, a parte questa cosa qua, che deve cercare di scaricare prima la palla, quello sicuramente. Io penso che, ecco, io per questa disamina io direi che insomma
Non può dire, non le ripeto che fondamentalmente non ha impensierito per niente Nicolas, insomma, quindi fatto un tiro, tiro e mezzo, via, diciamo così, anche due, via, diamogliela buona, però a volte non sono andati, quindi segni evidenti, insomma, il Pisa minimo sforzo, massimo risultato, quindi va bene così. Ero preoccupato, io ho più paura veramente di giocare magari con le squadre di fondo classifica che non giocarmela a viso aperto con le prime in classifica o comunque con chi. Ma perché? È semplice, perché il Pisa gioca meglio, perché noi giochiamo meglio, come anche col Palma è venuto qua, ha fatto il pull, ma noi giochiamo male in questo modo, quando non c'è niente da fare, noi si preferisce il gioco a viso aperto. Io penso che comunque il mister contro la Cremonese metterà in campo, io penso, io sono sicuro, un tridente offensivo che abbiamo visto contro il Crotone, scusate. Quindi Benaito, Regrossa, Puskas, io credo che vedremo quello. Poi vedremo un centrocampo messo bene, bene, bene in campo e una difesa che io credo che anche Caraccio recupererà. Ha fatto bene, ripeto, torna a ripetere, ha fatto bene il mister a non forzare e a risparmiare i giocatori, perché oggi secondo me non c'era proprio bisogno. Ecco, quindi minimo sforzo per il massimo risultato. Bene, io detto questo, credo che, sì, un occhio così veloce veloce appunto alla classifica. Ripeto, io ho aspettato a fare il video per vedere come si sarebbe concluso il big match di oggi, Cremonese-Brescia. Poi, che domani Lecce affronterà il Perugia, quindi Perugia-Lecce, quindi Arcuri. E sarà una bella partita, perché non credo che il Perugia gliela dia tanto facile a Lecce, insomma. Cremonese ha trovato il gol all'80. 88esimo mi pare, sì, all'88esimo ha trovato la rete, ha trovato quindi la rete della vittoria, quindi giustamente ora è chiaro che queste qua davanti, queste sono quelle che girano, quelle che girano sono Cremonese, Lecce, Pisa, Brescia. Ora il Monza oggi ha trovato la vittoria in 9 contro un Cittadella, va bene, ci sta tutto, però è ancora lì, insomma, è ancora lì, non lo so se rientrerà nei canoni delle dirette in Serie A, non lo so, a parte mancano sempre 10 partite, questo campionato si deciderà al photo finish, non c'è niente da fare, questo campionato è destinato quest'anno a chiudersi al photo finish, questo è poco ma sicuro, perché se andiamo avanti così, io credevo che dopo questo filotto, dicevo, vedremo se qualcuno se n'è andato, ma non se ne va nessuno, non se ne va nessuno perché nessuno molla, nessuno molla e i punti sono quelli, quindi ora troviamo al quarto posto il Brescia ovviamente e noi abbiamo preso il terzo posto, a 51 il Brescia, a 52 il Pisa, quindi un Lecce a 52 ma deve giocare domani e poi un 53 la Cremonese, quindi noi praticamente da noi alla Cremonese, cioè dal terzo posto, terzo posto perché noi siamo a pari merito con Lecce, 52, ora poi al di là delle differenze di rete eccetera eccetera, però andiamo a vedere la classifica, noi siamo a 52 appaiati a Lecce e quindi noi abbiamo un punto, perché siamo a 52, quindi abbiamo un punto dalla vetta, a me se non concesso che domani Lecce non vinca, se vince Lecce 3 punti va a 55, quindi sono sempre i soliti 3 punti, quelli che fondamentalmente avevamo prima di giocare questa sessione, no? queste partite, quindi viene da sé che secondo me questo campionato si deciderà al photo finish e per noi sarà la via, veramente il bivio sarà a Via del Mare quando incontreremo Lecce, lì sarà secondo me la svolta per la Serie A, o primi o secondi, comunque per la Serie A diretti, poi ripeto, primi, secondi, terzi, pazienza, e d'altra parte è così, però i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, il mister mi sembra che sia. L'unica pecca che abbiamo, che a me mi va giù male, sono quei punti persi, maledetti, che noi potevamo a questo punto veramente dire la nostra. Purtroppo è così, capita nel calcio, è questo il gioco. E vabbè, poi contro la Regina, secondo me, potevamo forse fare meglio. Sicuramente potevamo fare meglio. Pazienza. E cosa d'altra parte, non tutte le ciambelle riescono col buco, però se uno stava un pochettino più attento sicuramente magari un pareggio, anche un pareggio
perché allora a quel punto te avevi 53 punti e poi ne hai persi altri, ma è inutile fare processo all'intenzione adesso, cioè voglio dire, non ne vale la pena, ecco, perché tanto ormai, come si dice, no, passato è passato e guardiamo al futuro. Quindi noi dobbiamo, abbiamo questa possibilità, nel senso che giochiamo in casa e giochiamo con la Cremonese, che fino a, per ora è capolista, per ora. Poi domani giocherà a Lecce e magari troveremo un capovolgimento. Quindi hanno giocato tutti, quindi Cremonese ha giocato, Brescia ha giocato, il Monza ha giocato, il Pisa ha giocato. Quindi l'unica incognita rimane il Lecce. Quindi se domani Lecce al Curi, ripeto, di Perugia dovesse strappare una vittoria, a quel punto lì va a 55, noi siamo a 52 e siamo sempre lì e non cambia, non cambia, perché quelle su davanti vincono. Ora, al di là dello scontro diretto, oggi Brescia è ovviamente perso la posizione, chiaro, ma è sempre lì, perché 51 53 55, cioè non è che, ti ripeto, questo campionato secondo me si decide al photo finish. E sicuramente noi domenica alle 15:30 all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, speriamo, mi auguro di vedere il sold out per questa partita, per incitare i ragazzi e per insomma, per dare una spinta in più a questa squadra che secondo me, ripeto, quant'è che lo dico, questa squadra merita la Serie A, da quello che posso vedere. Niente, e speriamo di non fare errori e speriamo insomma che il mister metta, ma io sono sicuro, convinto di sì, un bel tridente offensivo, un bel centrocampo e la difesa sempre in toto. Bene, io vi rimando alla trasmissione di lunedì. Noi siamo Nerazzurri, dove andremo a analizzare per meglio quello che è successo oggi a Lignano Sabbia d'Oro e quello che è successo con il Crotone Arena Garibaldi. Però alla fine abbiamo portato a casa bottino pieno, quello che ci voleva, quello che era nelle corde, perché se noi facevamo un passo falso, avete visto com'è? Fai presto adesso a perdere il trenino, se perdi il trenino non lo riagganci più, perché gli altri corrono, e quindi anche noi dobbiamo stare dietro e dobbiamo tenere il passo. Una bella svolta sarà quella di domenica, quindi ripeto, tutti all'arena per incitare la nostra squadra. Bene, io per questo video mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!